Allora, parliamo della terapia ad onde d'urto con elettromedicale BTL. Volevo soltanto iniziare così con, di solito con i protocolli che si usano per le onde d'urto, che sono tutte quelle patologie croniche, vanno dalle epicondiliti, dalle tendiniti, dalle fascite plantari e via dicendo. Abbiamo riscontrato con l'elettromedicale BTL che abbiamo potuto agire anche sul dolore acuto, cosa che di solito con altri elettromedicali non abbiamo riscontrato. Sulle fascite plantari è un grosso miglioramento già dalla prima sedute che poi si distanziano da 4-5 giorni uno dall'altro, e quest'anno che abbiamo avuto la possibilità di lavorare con tutta la gamma BTL abbiamo fatto le terapie combinate con onde d'urto, poi con il laser e con l'ultrasuono. Abbiamo avuto a distanza di 8-10 giorni la risoluzione quasi totale del problema. Le patologie più frequenti che abbiamo adoperato il protocollo sono state delle calcificazioni anche a livello delle fibrosi muscolari, e anche qua molte altre terapie elettromedicali onde d'urto non ci permette di andare in profondità e di risolvere il problema. Infatti con questa tecnica del pulsante che si ritrae sulla pistola ci permette di andare in profondità, non essere invasivo verso il paziente e nello stesso tempo una risoluzione quasi totale sempre del problema. Poi abbiamo adoperato anche l'elettromedicale per quanto riguarda le calcificazioni della spalla, e in una spalla congelata la seconda applicazione a distanza di 4 giorni, sempre adoperando un minimo di 2, massimo 3 bar, abbiamo ottenuto grossi risultati anche ecograficamente controllati a distanza di tempo.